piani per la settimana sono improvvisamente cambiati. Perché andiamo a Bologna. Per chi di voi mi seguisse da molto poco o non sapesse... Oh, c'è un casino in questa stanza. Ups. Ok, ci mettiamo qua. Dicevo, per chi mi segue da poco o non lo sa, insomma, comunque io ho vissuto a Bologna per 3 anni per l'università. Poi mi sono trasferita a Brescia per l'università e adesso vivo a Milano. Comunque, ho vissuto a Bologna per 3 anni. Ho lì la maggior parte dei miei amici. E niente, quindi ogni tanto ci torno. E nulla, sono gasatissima perché finalmente rivedrò alcuni amici che non vedevo da una vita. E potrò andare in un posto, vi giuro. c'è un posto a Bologna che fa bubble tea, che è super figo. E spesso tipo li fa con temi particolari, tipo c'era quello di Sailor Moon a tema super chicche, Pokémon. E io ogni volta vedevo le foto e rosicavo tantissimo. Dicevo, voglio andare a Bologna, in questo posto che fa il bubble tea. E niente, quindi adesso andremo a Bologna e andremo a prendere il bubble tea. Io mi esalto per queste cose. Ok. Tra l'altro sto cercando di sforzarmi di guardare nell'obiettivo della fotocamera e non guardare in alto. Però non so effettivamente quanto sia giusto. Cioè io non so se sembra che io stia guardando la non lo so, non so vloggare, what? In più mi sono portata anche un botto di vestiti perché vorrei fare delle foto carine per Instagram. Lo so che ho detto che non uso i social, eccetera, eccetera. Però non è una roba... Cioè lo voglio fare perché proprio ho voglia. E perché da un... Veramente da una vita che non mi vesto carina e non mi trucco per fare delle cose. Quindi sarà l'occasione per, insomma, socializzare un pochino, avere una scusa per vestirmi carina e fare delle foto e niente, sono emozionata per questa cosa. Ovviamente il motivo principale per cui sono contenta è rivedere persone, ok? Ok, però... Quindi nulla, direi che ci vediamo non a Bologna, forse in macchina. Abbiamo beccato l'arcobaleno! 24 hours later. Mi vergogno un sacco a vloggare davanti alle persone. Però siamo a volo. L'avrete capito dai portici. Niente, adesso in realtà dovrei andare alla Queen per cercare degli smalti. E poi mi faccio un giro così a random. Ma è un po' addormentata, eh. Eccolo, raga, fail, non l'ho trovati. È tipo la terza volta che vado a cercarli e non trovo mai sti cavolo di smalti. Comunque adesso, per riprendermi dalla grave delusione, andrò a prendermi il bubble tea nel posto cute e spero ci siano ancora quelli tipo delle super chicche, perché voglio troppo il bubble tea delle super chicche. Qui siamo in via Overton, che è una delle mie vie preferite a Bologna. Perché ci sono un sacco di cose che mi piacciono un sacco, tra cui un posto più avanti. Dov'è? Ecco, questo. Il Nama. Fanno tè e caffè buonissimi e hanno sempre un sacco di dolci pazzeschi. Ah, e poi sempre in via Overdon c'è anche un negozio di dischi che, boh, è assurdo. Qui c'è il momento moccia. Tra l'altro, sapevate che ci sono i canali a Bologna? Ora lo sapete. Bene, abbiamo un ospite. Ciao, non sapevo di essere in video. Ti ho costretto, esatto. Succede. Adesso andiamo a prendere il bubble tea. Il bubble tea dei Pokémon! Pokémon! That's so cute. Si chiama unicorno il suo, il mio è cioccolato. Yay. Non so di cosa sappia però. Vado. Ah, bravo, vedi, io non leggo le cose. L'ho preso solo perché ha detto unicorno. Esatto. 346 minutes later. C'è questa qualità orribile perché ero convinta di aver messo in carica la mia fotocamera e in realtà no. Quindi ora è scarica e sto usando il telefono. Niente, comunque in realtà sono tornata dal mio giro in centro e niente, adesso sono in casa. Mi sto un po' annoiando perché sono da sola in questo momento e non so mai che cosa fare. E il mio istinto è sempre quello tipo di andare sui social oppure di drogarmi dei video su YouTube. Ma sto cercando di resistere a questa tentazione per evitare di cadere nel mio solito loop e sto leggendo.
Ho appunto iniziato Tenebre Ossa, sono un po' meno di metà. Ed è molto figo, però io sono molto lenta, quindi niente, adesso mi metto a leggere. Anzi, prima faccio stretching, mi fa male la schiena. Following day. Allora, oggi dobbiamo fare le foto, cioè questo è il mio obiettivo della giornata. Quindi adesso mi preparo e devo trovare dei posti dove farle. E mi sento già in imbarazzo perché sono da sola e quindi me le devo fare da sola e quindi sarò tipo, boh, una pazza con il tripod. Qua rimbomba tutto, ignorate. Quanto è cute! È l'edizione limitata degli spazzolini. The bam e bam e boom, non lo so, non lo so. Comunque, niente. Sono carini, ok. A little longer than a few minutes later. Ok, sono pronta. Almeno il primo outfit è pronto. Comunque devo smettere di fare queste cose un po', non so, cringe. No, comunque il primo outfit è questo. Ho un top, la mia giacca rubata, cioè camicia rubata e la gonna in tartan. Secondo outfit of the day mi sono anche messa lo smalto. Oggi mi sento un po' hipster, in realtà sempre, però oggi più del solito, visto che cioè, praticamente mi sono portata degli outfit solo per fare le foto, però almeno mi sto divertendo a farle, quindi yay. Comunque l'outfit prevede, oddio no, c'è una macchina, questo top bianco e dei banali jeans e basta, e poi mi sono raccolta i capelli, oddio, stavo cadendo. Epilogue. Salve. No, stavo scherzando, li rimetto dentro. È da un po' che non mi vedevate col cappuccio. Niente, sono tornata a Milano. E niente, è stato un weekend bello, molto bello. Ho socializzato. No, in realtà semplicemente ho rivisto alcuni dei miei amici ed è stato molto bello perché non ci vedevamo da tanto tempo. E una mia amica praticamente doveva liberarsi dei DVD che aveva a casa perché occupavano spazio, poi diceva vabbè non mi servono più e quindi ho deciso di adottarli io. Sono bellissimi, ma voi non capite, sono tutti lucidi riflettenti, ovviamente, perché insomma, stiamo parlando di Edoardo. Starei ore a fissare questa cosa. Nell'ultimo praticamente c'è questo effetto strano, non si vedrà mai nella fotocamera, però c'è questo effetto strano per cui sia Bella che Edward e poi i vampiri dietro hanno questo effetto sulla pelle che se li vedi, forse qua si vede, se vedi in controluce sono bianchissimi e sbrilluccicano. Geniale, geniale! E niente, quindi adesso ho la saga completa con tanto di contenuti inediti, non vedo l'ora di vederli, anche se in realtà non ho un lettore DVD, quindi comprerò un lettore DVD solo per vedere i contenuti inediti della saga di Twilight. Lo sentite? È la mia Laurie Aldams che si è appena lanciata dalla finestra. Comunque, come sempre, grazie mille per aver visto questo video. Vi ricordo che qui sotto ci sono tutti i link del caso per i codici sconto. Se utilizzate i codici sconto. Flavio, per favore. Se utilizzate i codici sconto aiutate insomma in qualche modo il canale a crescere perché appunto io ricevo una piccola percentuale sul vostro acquisto che però non influisce sul prezzo del prodotto. E niente, io ve lo dico sempre così nel caso vi interessasse. E niente, grazie come sempre per avermi fatto compagnia, spero a mia volta di avervi fatto compagnia e grazie mille per tutti i commenti dello scorso video, cioè nello scorso video. L'idea del podcast, tra virgolette, vi è piaciuta moltissimo, quindi mi sto gasando anche io, ci sto lavorando. Se riesco per giugno, potremmo. Potremmo. Non confermo niente, però sapete, no? E basta, me ne vado. Ciao, ci vediamo al prossimo video.
fuori fuoco?